Buonasera e ben ritrovati al nostro TG di Sassuolo Oggi. Via libera al restauro del campanone. La giunta ha approvato il progetto esecutivo e i lavori di restauro delle facciate della torre civica, intervento che sarà eseguito grazie anche al contributo di Marazzi Group. Un intervento che ha una duplice rilevanza, spiega il vice sindaco Alessandro Lucenti. Se da un lato puntiamo a mettere in sicurezza e riqualificare il campanone, dall'altro puntiamo a farne un simbolo che incentivi tutti i proprietari degli immobili che circondano Piazza Garibaldi a fare altrettanto. I lavori di riqualificazione partiranno nelle prossime settimane. Nel distretto sanitario di Sassuolo comincia la sperimentazione della nuova centrale operativa territoriale. La COT potrà essere attivata da tutti i professionisti del territorio e dell'ospedale, sia in ambito sanitario che in ambito sociale, ed è uno strumento che fungerà da raccordo occupandosi del coordinamento tra i servizi e i professionisti coinvolti. È l'avvio di una sperimentazione importante, dichiara Federica Ronchetti, direttrice del distretto sanitario di Sassuolo, che vuole dare rilievo all'integrazione tra servizi sociali e sanitari per una presa in carico globale del cittadino. I carabinieri hanno sospeso per 30 giorni la licenza ad un bar del centro e si tratta della seconda volta nell'arco di 5 mesi. Il provvedimento è stato preso per motivi di ordine e sicurezza pubblica in seguito a numerosi controlli effettuati agli avventori del locale. Nel corso di questi mesi estivi, diverse scuole di Sassuolo saranno oggetto di lavori di riqualificazione grazie ai fondi del PNRR. Ecco il punto della situazione dalle parole del vice sindaco Alessandro Lucenti. È un'estate lavorativa a 360 gradi nelle scuole sassolesi grazie anche e soprattutto al PNRR. Sì, è arrivata questa opportunità, ne avevamo estremamente bisogno perché il grado di vetustà delle nostre scuole è elevato. L'abbiamo colto, abbiamo fatto di tutto per utilizzarlo, finalmente abbiamo dato l'inizio ai lavori e sarà un'estate veramente calda. E con l'ambizione di finire il prima possibile perché i nostri bimbi devono rientrare a settembre e l'auspicio è quello lì veramente. Non c'è un istituto comprensivo che sia rimasto fuori perché veramente i bisogni erano ormai datati. Ma diciamo che abbiamo un investimento di quasi 2 milioni di euro, ne servirebbe molto di più. Però non abbiamo potuto tenere oltre, per adesso partiamo con 5 istituti, iniziamo a fare quelli, poi gli anni successivi vedremo di iniziare anche negli altri plessi, perché anche gli altri plessi hanno veramente bisogno di forti ristrutturazioni, perché sono edifici che sono stati diciamo non manutenzionati per molti anni. È tutto concordato con le dirigenze e con le priorità non più procrastinabili. Sì, assolutamente sì, oltre a un discorso anche di risparmi energetici, inteso che interveniamo su degli infissi, che attualmente abbiamo degli edifici con ancora dei vetri singoli, dunque interveniamo anche su soluzioni che ci possono permettere anche di una gestione con dei bassi costi confronto a quelli attuali. Ultima cosa, lei ha accennato alla conclusione dei lavori, dal 1 settembre dovrebbe essere tutto ok. Gli appalti parlano con questi numeri, poi ci auguriamo veramente di finire nei tempi e ci auguriamo una grossa cosa, di vedere i nostri bimbi entrare nella scuola, spalancare gli occhi e dire mamma che bello che è diventata. E adesso passiamo allo sport. Maxi operazione tra Sassuolo e Frosinone. I due club ieri hanno ufficializzato il trasferimento di ben 4 giocatori. Il centrocampista classe 1998 Daniel Boloca arriva in neroverde, mentre lasciano a titolo definitivo per vestire la maglia dei ciociari il centrocampista Abdou Harrouy e il difensore Riccardo Marchizza. È stato poi rinnovato il prestito del giovane portiere 2001 Stefano Turati, che resta a Frosinone dopo aver ottenuto la promozione in Serie A nella scorsa annata. Vi ringraziamo per averci seguito anche per questa edizione del nostro TG di Sassuolo Oggi è tutto, vi diamo appuntamento come sempre a lunedì con il TG di distretto. Buon proseguimento di serata!